non sparate sui conducenti degli autobus. Per questo c'è stato un presidio davanti all'ingresso principale della stazione di Santa Maria Novella per raccontare ai cittadini che purtroppo il disservizio che si registra tutti i giorni non è colpa dei conducenti, che continuano a essere pochi. Voi chiedete le assunzioni che erano state promesse. Abbiamo inteso informare i cittadini fiorentini e gli utenti dei motivi del servizio carente. Cioè, quando, e ho urlato tutta la mattina, quando siete alle fermate e attendete minuti interminabili l'arrivo del bus, non vi arrabbiate con l'autista, il quale è più arrabbiato di voi, perché ha già guidato 7 ore e mezzo in molte occasioni ed è costretto a raggiungere il capolinea opposto perché gli manca il cambio, ergo guida 10 ore. Domenica avevamo ben 110 minuti di ritardo sulle linee 14. Ieri sera la stazione di Firenze era un delirio assoluto, 40-50 minuti di ritardo su tutte le linee. Il nostro amministratore, il nostro presidente vi ha detto che da domani avrete un servizio migliore. Perché? Perché arriveranno 50 bus nuovi e arriveranno 65 autisti nuovi. Ergo, bugiardi il primo e non vero il secondo, nel senso che di autobus nuovi zero, due soli arrivati da Padova riverniciati. Per quanto attiene gli autisti, è vero, ne sono arrivati non 30 ma 5 lunedì scorso e 7 ieri. La somma, direte voi, fa 12? No, perché 4 hanno già chiesto di tornare indietro. Io sono a proporre al signor sindaco Dario Nardella e il nostro amministratore delegato di fare un giretto sui bus con la stampa, televisioni e giornalisti, in modo tale che ognuno possa toccare e verificare con le proprie mani quanto sia bello o brutto il servizio dell'ATAF.